Naturalmente siamo molto contenti come associazione nel suo insieme, di dare il benvenuto a questo evento organizzato e a questo importantissimo master dallo Skill Lab e dal Politecnico di Torino. È chiaro che questo è un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Per il nostro sistema associativo, io rappresento in questo momento il sistema associativo, ma direi per tutto il territorio piemontese. Stiamo parlando di una tecnologia, infatti, che è vero che sembra matura sotto alcuni aspetti, ma come voi sapete molto bene, è oggetto ancora di un'intensa attività di sviluppo ed è ancora molto poco diffusa nell'industria metalmeccanica a livello mondiale. Vi sono certamente nel mondo delle realtà che ne fanno di questo un impiego industriale maturo, ma si tratta di isole di specializzazione avulse sostanzialmente dalla lavorazione meccanica tradizionale. Come mi ricordava il collega ancora ieri, l'ingegner Mosca, che vedete in fondo seduto, diceva guarda che siamo i primi in Italia, qui a Torino, ad intraprendere un percorso di questo genere strutturato in condivisione di crescita, e mi ha detto penso che siamo tra i primissimi in Europa e quindi anche nel mondo, quindi non è banale che si apra qui in questa sede del mondo delle associazioni a Torino questa edizione del Master. E quindi, come ricordava prima la dottoressa De Valle, è stato il coronamento di uno sforzo collettivo la cui ambizione era, ieri come oggi, di portare la tecnologia dell'additive manufacturing a far parte integrante di quel bagaglio di sapere meccanico e manifatturiero che ha reso Torino e il Piemonte noti nel mondo. E di questo dobbiamo essere sinceramente orgogliosi. L'altro giorno parlavo con il nostro presidente, c'era tra l'altro un collega vostro, guardo i colleghi della Fiat, di Fiat Chrysler, che è l'ingegnere De Regibus, e dicevo quando noi parliamo delle grandi città dell'automobile nel mondo, ne citiamo 4-5 grandi città dell'automobile nel mondo, professore mi corregga, e tra queste c'è sicuramente Torino. Quindi insomma stiamo parlando di un bagaglio di sapere nel settore della meccanica che è unico. Mondo. Di questo dobbiamo essere assolutamente orgogliosi e quindi bisogna continuarlo. E questo è un arricchimento che rappresenta anche una concreta evoluzione verso l'industria 4.0 che tutti invocano come un mantra, ma è vero che oggi pochi hanno un'idea concreta. Voi avrete seguito molto probabilmente le presentazioni che erano state fatte dal passato governo, dal governo Renzi e dal ministro dello sviluppo economico Calenda, che è stato confermato per fortuna in questo incarico, che sta parlando costantemente degli investimenti a proposito di industria 4.0, che dovrebbero rappresentare una grande evoluzione per le industrie sotto il profilo degli investimenti. I protagonisti principali della sfida che oggi noi qui rinnoviamo sono il Politecnico, naturalmente, e lo Skill Lab, e quindi non possiamo che ringraziarli calorosamente. Però devo dire che accanto al Politecnico e allo Skill Lab noi siamo molto orgogliosi di poter dire che ci sono delle aziende associate all'anno all'Unione Industriale che partecipano alla docenza mettendo a disposizione dei loro colleghi, delle persone che lavorano con loro, e quindi non possiamo che ringraziarli per questo. Nessun master però si potrebbe avviare se non raggiungesse una cosiddetta massa critica di aziende interessate a partecipare, aziende quindi determinate ad arricchire il proprio organico con uno specialista in additive manufacturing. In Piemonte ciò è avvenuto quest'anno come l'anno passato, e questo fatto credo che per noi sia il più importante segno di vitalità del nostro territorio. Investire quindi in capitale umano prima ancora che in impianti per fare della nuova tecnologia un elemento di forte competitività e un sintomo di fiducia e di prospettiva da parte di aziende che prendono questo momento di crisi del nostro paese come una sfida anziché come una tendenza ineluttabile. E questo è l'atteggiamento che tutti in Italia invocano e che qui si tocca con mano. Io citerei, se poi Licia mi fa avere l'elenco naturalmente delle aziende dei partecipanti, a mandarvi un'intervista molto interessante, probabilmente qualcuno di voi l'avrà letta ieri, sul Corriere della Sera un bravo giornalista che si occupa di economia, che si chiama Federico Fubini, ha intervistato uno che viene considerato un guru nell'ambito della consulenza mondiale, che è un signore tedesco che si chiama Roland Berger, che ha fondato questo gruppo straordinario della consulenza a livello mondiale, che è ancora attivo, ha quasi 80 anni ma è ancora attivo, e ha rilasciato un'intervista importante sull'Italia, sostenendo come il vero problema oggi, noi lo sappiamo, non ce lo neghiamo, è quello della produttività,
ed è per questo che l'investimento che si sta facendo oggi anche in questo va a favore, cioè di aumentare la nostra produttività, e sostenendo peraltro che l'Italia ha non solo degli imprenditori eccezionali, e questo noi lo vediamo tutti i giorni, parlando di imprenditori, ho visto prima, citavo un collega della prima, e pensiamo all'ingegner Carbonato, è quello che avevamo noi, parliamo di persone che ovviamente hanno conquistato il mondo con i loro prodotti, ma ha espresso un giudizio estremamente positivo nei confronti naturalmente dei lavoratori a tutti i livelli, e naturalmente ci sono gli ingegneri e i non ingegneri che ci sono qui, dicendo che quando queste persone vanno in Germania, molto spesso sono molto più bravi gli italiani degli stessi tedeschi. Questo è un elemento che deve essere per noi di grandissimo orgoglio. Il fatto che noi oggi stiamo continuando ad investire qui, abbiamo il Politecnico di Torino, che è un centro di eccellenza mondiale, e questo deve essere sempre ribadito, quindi ripeto, è importante. Ti chiedo magari, Licia, di dare un indirizzo, perché questo ve la giro, perché è un'intervista molto significativa che è stata detta a favore anche dell'Italia. Naturalmente poi ci sono elementi che non vanno sempre a nostro favore, sappiamo bene quali sono, c'è un lunghissimo elenco di elementi che voi vedrete anche in questa intervista, io però preferisco concentrarmi sugli elementi positivi e non su quelli negativi. Quindi queste aziende esemplari, questo trappello di aziende esemplari è, naturalmente io essendo il direttore e l'amministratore dell'AMA non posso che essere più che contento, perché sono aziende associate all'AMA, quindi sono un metalmeccanico, ci credo, come dicevo prima ho lavorato per oltre 20 anni nel gruppo Fiat, all'epoca era solo Fiat, non Fiat Chrysler, quindi a maggior ragione la mia provenienza è questa, e quindi volevo dirvi che per il presidente Marsiai l'innovazione tecnologica è uno degli obiettivi principali della sua presidenza, perché crede fortemente nella categoria di metalmeccanici e nella nostra tradizione. Quindi naturalmente non posso che augurarvi buon lavoro, bravi, io voglio dire bravi voi che siete partecipati a questo master, e naturalmente grazie, e brave le aziende che hanno creduto in voi e che naturalmente vi hanno invitato a partecipare, e grazie ai docenti e agli organizzatori di questa magnifica iniziativa. Buon lavoro, io vi chiedo scusa, devo ritornare di là perché oggi abbiamo invitato, ci sono circa 200 aziende nostre associate, mi spiace questa concomitanza, perché come sapete abbiamo rinnovato il contratto dei metalmeccanici alla fine dell'anno, ed è un rinnovamento importante perché dovrebbe essere veramente un punto di svolta finalmente nelle relazioni industriali, quindi ci sono molte persone che ho fatto un inizio ma devo ritornare. Grazie. Buon lavoro.